L'arte a Verona spesso si muove per nuclei familiari che per lungo tempo stanno all'interno della committenza locale. Accadeva per i Badile e altrettanto accade per i Brusasorci, i quali hanno il loro nome in origine Riccio e Brusasorci diventa, per via di un'invenzione del loro industrioso padre, Agostino, di Domenico padre, il quale aveva inventato appunto una macchina per uccidere i topi, che naturalmente erano i nemici della salute in un'epoca assai scarsamente igienica, alla metà del Cinquecento, quando sullo sfondo si profilava la peste che di lì a poco avrebbe mietuto infinite vittime. Il Brusasorci Domenico, in questo ritratto virile, raffigura con una creatura che viene presentata con un abito alla spagnola, un abito ricco, sontuoso, ma con un busto che allo stesso tempo è anche sobrio, rispetto all'abito alla francese che avrebbe comportato tutta una serie di gale. Domenico Brusasorci e il figlio suo Felice coprono l'arco dalla fine del Rinascimento verso l'inizio del Barocco. In collezione vi è una Cleopatra di Brusasorci e essi hanno portato la pittura veronese anche verso il nord. Di Domenico si ricorda a Trento in municipio un'enorme continenza di Scipione che viene proposta al cittadino come modo di concepire l'etica della politica, tema assai attuale, mentre invece di Felice a Bolzano vi è un San Francesco assai importante, a significare che da Verona si muovevano le idee pittoriche verso il nord e da Trento e Bolzano prendevano poi la via verso la Baviera e verso l'Austria. Vi è uno scambio intenso di modi, mezzi, questioni pittoriche che si vanno a incrociare all'interno di questo mondo pittorico di cui Domenico Brusasorci e figlio suo Felice sono protagonisti. È una stagione di grande ricchezza veronese fino alla peste nera del 1630, la stessa Manzoniana, che qui a Verona colpisce specialmente crudamente nel 1631, come racconta Francesco Pona, medico, nel suo terribile regesto Il Gran Contagio, e a quel punto finisce la committenza, finisce la ricchezza, finisce la scuola pittorica per un torno di decenni, fino a che a fine 600 ricomincia il flusso e ricomincia una committenza importante che, come nel caso di Domenico Brusasorci, sa raccontare il lusso delle figure locali anche a partire dagli abiti e dai comportamenti.